Questo anno 2020 per il Comune di Bianchi è un anno particolare, un anno molto importante che ci vedrà impegnati come amministrazione e anche come cittadini nel preparare i festeggiamenti per il nostro bicentenario. La storia di Bianchi come autonomia amministrativa appunto compie 200 anni quando il 25 gennaio 1820 re Ferdinando delle Due Sicilie concesse l'autonomia amministrativa al nostro comune, distaccando Bianchi e le sue sei frazioni dal comune di Colosimi. Ci trovavamo un pochino ad organizzare un po' gli eventi che dovrebbero precedere il giorno del Consiglio Comunale solenne in cui celebreremo appunto il bicentenario del nostro comune. Mi trovavo vicino a Mario Greco. Mario Greco, fotografo, ma che io conosco da oltre 30 anni, un amico carissimo. Dico: Mario, so che tu sei molto impegnato nel portare avanti il tuo discorso di fotografia sociale, dico, cosa possiamo organizzare per il nostro comune? E così parlando è venuta fuori questa bellissima idea di allestire nella sala della biblioteca comunale di Bianchi una mostra fotografica che potesse un po' ripercorrere la vita e le attività sociali del nostro paese. Mario subito entusiasta, io pure, siamo un po' andati in giro per le frazioni a cogliere con i suoi scatti quegli aspetti più belli, più fondamentali, più significativi del nostro paese. E così Mario ha potuto produrre circa 20 fotografie che sono uno specchio del nostro comune. La cosa bella di Mario è questa, che lui non fa le foto giusto per farle, non va alla ricerca del bello a tutti i costi per fare degli scatti, delle fotografie per ricevere dei complimenti. No, Mario va a fare i suoi scatti per andare a cogliere l'humanitas proprio, dei soggetti che va a immortalare con le sue foto. Mario va proprio a ripercorrere quella necessità dei nostri piccoli comuni, quella Calabria che vuole ancora resistere, vuole ancora ancorarsi alle sue tradizioni del passato che ancora cerchiamo di conservare, ma che purtroppo inesorabilmente dovranno scomparire prima o poi. I suoi scatti, lui parte dall'immortalare gli animali, l'agnellino, le pecorelle, il maiale quando gli capita, ancora noi possiamo trovare tutte queste cose nei nostri comuni. E la sofferenza di quella vita che è stata fatta negli anni passati, che spesso e volentieri ormai non esiste più nell'immaginario collettivo delle nuove generazioni. La mostra che ci ha regalato Mario resterà permanente nel nostro comune, nella nostra biblioteca, e a noi non ci resta che ringraziare il fotografo, definito il fotografo on the road, perché lui è sempre sulla strada, è sempre alla ricerca di queste immagini particolari per raccontare questa nostra Calabria che sempre più sta scomparendo. E quindi voglio di nuovo dire un grazie proprio di cuore all'amico Mario per il servizio che ha reso alla nostra comunità con questo suo evento che è stato inserito ufficialmente nel cartellone delle manifestazioni per la celebrazione del bicentenario del nostro comune. Grazie ancora Mario.